Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo, per Nemo dice cose. Andiamo quest'oggi a vedere un importante documento e poi a fare un'analisi più approfondita delle missioni disponibili. E sto parlando in particolare del Leviathan Tournament Companion, sostanzialmente il documento che si applicherà agli eventi organizzati per la nuova edizione di Warhammer 40.000 per quanto riguarda la prima stagione, diciamo questi primi 6 mesi di gioco. In particolare il documento ci presenta delle leggere differenze nella determinazione delle missioni e nell'applicazione delle regole che trovate già nel Chapter Approved, ovvero nelle carte che avete a disposizione, comprate a parte o all'interno del regolamento base. Le differenze non sono tantissime, ci sono anche tre correzioni, una su Deploy Servo Skulls, che è una missione primaria, semplicemente i valori di punti vittoria che andate a fare non sono cumulativi, al contrario di come è scritto sulla carta. Mentre per quanto riguarda Deploy Teleport Homer e Behind Enemy Line ci sono delle leggere differenze nei punteggi che riuscite a recuperare in base al fatto che state giocando o meno in versione tattica o fissa delle missioni, ok? Quanto riguarda Deploy Homer, banalmente fate 3 punti vittoria al centro in entrambe le condizioni di in entrambe le modalità di gioco delle missioni secondarie. Per quanto riguarda Behind Enemy Line, vengono fatti 5 punti vittoria nel caso le stiamo giocando tattiche, o 4 nel caso le stiamo giocando fisse. Diversamente ne facciamo 3 o 5. Scusatemi, ne facciamo 3 invece che 4 nel caso ci fosse una sola unità all'interno della zona di schieramento dell'avversario, a prescindere dalla modalità di gioco di questa missione secondaria. Diciamo, sono stati alzati leggermente i punteggi anche nella parte fissa, che se no dava solo 2 punti di vittoria, effettivamente anche da fisse era un po' troppo poco. Vedremo poi come e quando verranno giocate più in un tipo di modalità rispetto a un'altra. La cosa diciamo più importante era quella che poi in realtà stavamo cercando da più tempo, era quali sono poi effettivamente l'insieme di missione, mission rule e schieramento che verranno poi utilizzati effettivamente ai tornei, e ci aggiungiamo qui anche i layout dei terreni che finalmente GW ci mette in maniera ufficiale. In particolare sono queste combinazioni dalla A alla O rispetto alle 300 e rotte combinazioni possibili, semplicemente estraendo a caso le carte missioni. Banalmente sono state decurtate la maggior parte delle mission rule, non fosse altro perché alcune sono molto penalizzanti e altre in realtà rendono molto complessa la gestione della partita al di là della partita stessa, ok? Sono giustamente applicabili, non c'è un grosso problema, questa è la verità. Però c'è da dire che in alcuni casi, soprattutto nei primi tempi, rendono molto complicato poi ricordarsi le condizioni aggiuntive rispetto alla missione stessa, che già di per sé comunque è molto diversa rispetto alle precedenti. Abbiamo comunque, in termini di combinazioni possibili, molte combinazioni, niente male. E andiamo a vederle una per una. Ne facciamo un po'. Andiamo a vedere la prima, che è una classica Take and Hold con Chilling Rain e Search and Destroy. Che cosa significa tutto questo? Semplicemente stiamo giocando
take and hold, ovvero la condizione più semplice di missione primaria, ovvero facciamo 5 punti vittoria per ogni segnalino obiettivo che controlliamo per un massimo di 15. Poi abbiamo Chilling Rain, che è la condizione aggiuntiva che ci dice semplicemente non succede niente di aggiuntivo, ok? Quindi abbastanza lineare. Search and Destroy è invece lo schieramento, ovvero quello classico a quarti di campo, che può venir giocata in particolare con il layout 1, 3 e 4. Andiamo a vedere i layout 1, 3 e 4. C'è questo layout 1 che è abbastanza chiuso, ok? Quindi a quarti di campo immaginatevi comunque che voi troverete in questo campo e l'avversario in questo di qua. L'obiettivo all'interno della terra di nessuno non è proprio copertissimo, se non sbaglio le misure ad occhio, poi andremo a vedere con più precisione. Poi abbiamo che cos'altro? Il layout 3 e 4. Layout 3 invece abbiamo questo leggermente più aperto, ma con l'obiettivo nella terra di nessuno possibilmente più scoperto di layout 1. E poi abbiamo il layout 4 che è molto difensivo per quanto riguarda l'obiettivo nella nostra zona di schieramento, e anche qui mediamente coperto come layout 1 per quanto riguarda la terra di nessuno. Diciamo che con questo è più difficile sparare sulle linee oblique. Nel 3 è molto più aperto, nel 4 c'è comunque una certa difensività o difensibilità degli obiettivi. Probabilmente io vi consiglio di giocarlo o con layout 1 o eventualmente con layout 4, che sono un po' più gestibili, ok? Nulla toglie che se l'organizzatore affida al caso alla cosa, il layout 3 diciamo che è un po' più aperto come schieramento in base a come sono piazzati gli obiettivi di questo Search and Destroy. Ok, è questo schieramento qui, diciamo che vi mette un po' più in difficoltà contro liste un po' più da fuoco. Il layout 4 diciamo che prevede un certo movimento anche per le liste da fuoco. Il layout 1 probabilmente è un bel mischione a centrocampo, quello più equilibrato da questo punto di vista, almeno così sulla carta. Poi è chiaro, non li ho provati così come probabilmente non li avete provati voi. Sembrerebbe essere questo layout 4 per quanto riguarda la prima missione selezionabile, la missione A. Andiamo a vedere poi la missione B, sempre layout 1, 3 e 4. Priority Target, Hidden Supplies e Search and Destroy. Questa qui probabilmente abbiamo più obiettivi. Priority Target, la condizione, facciamo 5 punti vittoria dal secondo al quinto turno per un massimo di 15 e 5 punti vittoria alla fine della battaglia per ogni obiettivo che controlliamo. Diciamo che questa è una condizione paradossalmente più aggressiva di gioco, perché potendo fare un sacco di punti vittoria anche a battaglia terminata, probabilmente all'interno della partita stessa avrete più tempo o più possibilità di concentrarvi sul nemico. Come mission rule abbiamo Hidden Supplies, andiamo a vedere che cosa fa. Hidden Supplies, Move Objective Marker, è quella che ci permette di avere 6 obiettivi, 6 segnalini obiettivo sul campo di battaglia. Al centro specifico diciamo che non c'è niente, quindi anche la grande presenza di segnalini obiettivo sul campo di battaglia la rende maggiormente pericolosa, e viene giocata sempre con Search and Destroy, quindi viene giocata sempre con lo schieramento a quarti, ok? Quindi avete ampio margine di fare punti vittoria di primaria.
per fare un confronto con le missioni vecchie, sostanzialmente avete come se fosse la vecchia conquista e difendi. Ora conquista e difendi significa tutt'altro, però tenete conto che le condizioni di recupero dei punti di missione primaria, non avendo più dominio, che era molto molto complessa, fa di questa missione B una missione molto più aggressiva della missione A, ok? Perché avete a disposizione ipoteticamente molti più punti vittoria di primaria da poter prendere. Quindi nella missione A avete un buon equilibrio fra primaria e secondaria, nella missione B probabilmente è più importante portare a termine le missioni secondarie ed eventualmente cercare di fare bei danni all'avversario per eventualmente negargli dei punti alla fine della battaglia. Andiamo a vedere come si applicano gli schieramenti. Anche qui layout 1, 3, 4. Nel layout 1, se spostate gli obiettivi verso gli angoli della terra di nessuno, quelli centrali, perché ne troverete a quel punto uno qui e uno qui, grosso modo, la battaglia comunque è interessante perché avete due obiettivi abbastanza vicini alla vostra sinistra e altrettanto li avrà il vostro avversario. Quindi al centro del campo di battaglia c'è più uno scambio di danni che un controllo del centro vero e proprio. Non male, probabilmente giocare la missione B sul layout 1 è la versione più interessante. Per quanto riguarda il layout 3, abbiamo sempre un layout aperto. Qui sarebbe più interessante spostare gli obiettivi verso le zone di schieramento per avere un tipo di gioco più equilibrato, visto che a quel punto avremo due segnalini obiettivo abbastanza vicini fra loro, quello nella nostra area di schieramento e quello al centro. Il fatto che ci sia poi questo grosso canalone centrale di fuoco, così come questa diagonale, a me personalmente non fa impazzire come idea, però diciamo che rende un po' più movimentata la cosa. Lì sarà poi il vostro organizzatore a rendersi conto se sono state giocate più o meno partite in determinati layout, tale per cui è giustificabile mettere un layout un po' più aperto per dare possibilità maggiori eventualmente a eserciti da fuoco. Nel layout 4 stessa cosa, probabilmente qui siamo quasi obbligati perché diversamente i segnalini obiettivo vanno a finire sotto ai muri dei scenici, non è possibile, quindi in questo caso giocheremo una partita un po' più difensiva rispetto al layout 1, che è un layout un po' più aggressivo, che ci permette di mettere gli obiettivi in maniera un po' più aggressiva, i due obiettivi centrali, cosa che probabilmente non dispiace. Anche lì sarà poi l'organizzatore ad avere il polso della situazione di come sono state giocate le missioni precedenti. Quindi diciamo layout 4 per missione B un po' più equilibrata, layout 3 molto a favore degli eserciti a fuoco, layout 1 un po' più aggressiva ma sul corpo a corpo, ok? Tenete in conto, in considerazione queste prime cose. Andiamo a vedere poi il layout C, scusatemi, la selezione di missione C. Abbiamo rituale, scrambled field e sweeping engagement. Ok, il rituale è quella lì, dove si trova? Eccolo qui. Allora, vediamo cosa ci dice. Allora, rimuovi tutti i segnalini obiettivo dalla terra di nessuno, eccetto quello centrale. Ok, questa è quella lì in cui si fanno i punti solo sugli obiettivi nella terra di nessuno. Quindi diventa molto importante il controllo della terra di nessuno e il relativo controllo degli obiettivi che andiamo poi a posizionare, visto che due vengono posizionati dai due giocatori, e andiamo a posizionare nel campo di battaglia. La condizione aggiuntiva è Scramble Field. Scramble Field
Vediamo qual è che non me la ricordo. Ah, è quella che non possiamo infiltrare, fare esplorazione o entrare dalle riserve sugli obiettivi durante la partita. Molto importante questa, perché si va a sposare poi con Sweep in Engagement, che è quella peggiore in assoluto, esatto, lo schieramento più largo. Quindi in questa missione andrete a giocare su uno schieramento molto largo. Il posizionamento del vostro obiettivo è molto importante, perché se lo piazzate in copertura probabilmente lo troverete in una posizione molto distante dal centro. Se lo volete piazzare in maniera aggressiva, lo mettete molto vicino al centro, eventualmente vicino al vostro segnalino obiettivo, nonostante con la condizione dei ritual non controllate gli obiettivi nella vostra zona di schieramento. È comunque importante poi per tutta quella serie di missioni secondarie che insistono sul controllo del vostro obiettivo e altre cose sul campo di battaglia. Andiamo a vedere i schieramenti suggeriti, i layout suggeriti, uno qualsiasi, 1, 2, 3 o 4. Andiamo a vedere sul layout 1, chiaramente avendo solo questo e avendo un obiettivo tendenzialmente a questa distanza, probabilmente mettere un obiettivo in questa condizione rende la partita molto aggressiva e ve la potete giocare al centro. In questo caso sono favoriti gli eserciti da combattimento. Se vi trovate questo schieramento e non siete un esercito da combattimento ravvicinato, andate a piazzare eventualmente l'obiettivo in questa zona o in questa zona qui, quindi abbastanza più lontani. Non so se è possibile piazzarlo fino a qui, non credo, però diciamo piazzatelo in maniera differente. Con layout 2, questo è molto schematico, non mi dispiace affatto, il vostro obiettivo si troverà grosso modo in questa zona. Se andate a piazzare il vostro obiettivo nella terra di nessuno da questa parte, non fate un soldo di danno, perché è abbastanza difeso, ci arrivate velocemente e avete solo questa linea di fuoco grande da parte del nemico. È pur vero che da qui dietro probabilmente riuscite ad arrivare a controllarlo e siete al di fuori della zona di schieramento, che va da questo punto, da metà del lato corto, all'angolo dall'altra parte, ovvero in questa maniera. Quindi se voi lo passate lì, grosso modo avrete un obiettivo in questa posizione, ok, facilmente controllabile anche dalla zona di schieramento. In tutto questo attenzione, perché oltre a non poter infiltrare o fare esplorazione in questa missione specifica, non potete entrare dalle riserve direttamente sull'area di controllo di alcun obiettivo. Ok, molto importante sottolinearlo. E come condizione aggiuntiva, se non mi ricordo male, non potete neanche rischierare le unità su degli obiettivi nella terra di nessuno, se avete magari delle abilità simili a quelle del capitano Marine Phobos. Ok, andiamo a vedere gli ultimi due layout, in questo caso anche abbastanza difendibile, perché probabilmente andrete a mettere l'obiettivo in questa zona. Nel layout 4 qui è un po' un casino, perché siete quasi obbligati a piazzarlo all'incrocio di questi tre obiettivi, che è una pesante zona di passaggio, ha anche una diagonale posizionata in maniera trasversale rispetto alla vostra zona di schieramento, è molto vicino al segnalino obiettivo centrale. In questo caso la partita sarà ancora più cruenta da questo punto di vista, sarà uno scontro molto più ravvicinato. Con layout 3 avremo probabilmente sempre una missione un po' più da fuoco, anche se a quel punto possiamo barricarci dietro questi due elementi, diciamo, di metà campo. Con layout 2 siamo bunkeratissimi, questo è il layout più difensivo possibile con questo tipo di schieramento. Il layout 1 diciamo che rimane abbastanza aperto, però per il posizionamento degli obiettivi in questo caso abbiamo una posizione abbastanza difendibile e attaccabile a livello
di fuoco dal nostro nemico solo da questa posizione, eventualmente con un assalto dal centro. Quindi attenzione poi se non avete una grossa possibilità di resistere agli attacchi del nemico. Spero che questo velocissimo vademecum sulle missioni vi sia piaciuto. Vado subito a registrare anche gli altri, perché le combinazioni di missioni possibili sono molte, e questo fine settimana abbiamo il piacere di ospitare come circuito Conquest uno dei primissimi tornei in Italia. Andiamo a vedere poi gli equilibri che si andranno a creare a livello di eserciti, cosa si è giocato. Vi farò un esteso report della cosa, visto che sono io stesso giocatore all'interno di questo evento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao a tutti quanti, a presto.